Bentornati su Vinzo.it, oggi siamo con Giovanni Bergamaschi, Regional Director Southern Europe, l'ho detto giusto? Hai detto giusto, sono io. Ciao Giovanni. Buongiorno. Benvenuto a te. Allora, oggi parliamo di Fitbit. Sì. Fitbit è un'azienda che in corso tempo è cambiata, perché è partita da un concetto di sport, fondamentalmente, siamo arrivati a un concetto di wellness. Raccontaci un po' l'evoluzione, perché è fondamentale anche poi per capire tutto il resto dei prodotti, dei servizi che offrite. Sono 12 anni che Fitbit è sul mercato, quindi sembra poco, ma in realtà è da un bel po' che siamo dentro. Il primo dispositivo, probabilmente ne abbiamo parlato anche un po' di tempo fa, è nato da un gioco, dall'annunciato della Wii, con degli acceleratori e giroscopi, e da lì due ragazzotti americani, fondatori di Fitbit, hanno detto ma perché questo non lo utilizziamo per misurare qualcosa? In 2 anni, da quando è partita Fitbit, hanno poi lasciato il primo dispositivo, che era una clip che si metteva alla cintura, e questo serviva a misurare i passi. Quindi dai passi, concetto del fitness, si è arrivati poi a un prodotto da mettere al polso, concetto dell'orologio, che mi aiutasse nello sport, quindi controllare magari delle performance sportive e aiutarmi magari già con quell'idea di aiutare le persone a fare qualcosina di diverso, quindi a sapere come lavorare a livello sportivo e poi andare avanti. Nel tempo poi abbiamo aggiunto dei sensori nuovi, siamo stati i primi ad aggiungere il sensore del battito cardiaco al polso, quindi non più la fascia cardiaca che utilizzavano gli sportivi, ma un sensore al polso preciso quanto la fascia, che mi dava delle informazioni aggiuntive. Quindi il dato era il battito cardiaco, ma soprattutto il battito cardiaco a riposa. Cosa vuol dire? Sempre nell'ottica sport, che è quella che dicevi, da cui siamo partiti, il fatto che io facessi un allenamento, ma poi verificassi se mi fossi allenato bene guardando il mio battito cardiaco a riposo. Nel riposo si è aggiunto anche il sonno, forse leggermente prima, quindi i primi dispositivi di Fitbit, portandoli a letto, mi davano la possibilità di vedere se facevo del movimento e come dormivo. All'inizio era solo un dettaglio su il sonno, sì, sveglio. Per scontato, in realtà c'è stato un percorso. C'è stato un percorso notevole, perché all'inizio l'acceleratore, il giroscopio, mi diceva se mi ero mosso, quindi se ero sveglio o non sveglio. Il battito cardiaco, con delle informazioni, degli algoritmi studiati, mi dava la possibilità di verificare la qualità del sonno, e poi la precisione del battito cardiaco, del sensore, di tutti i sensori all'interno del Fitbit, hanno reso una funzione che è quella del sonno probabilmente la chiave distintiva di Fitbit insieme al battito cardiaco. Oggi misuriamo se ho dormito bene, quindi qualità del sonno, sonno leggero, sonno profondo, il sonno REM, che è quello che in teoria è il sonno che mi aiuta a consolidare i ricordi, quindi quello che ho studiato, a mantenere in mente la parte... Non ricordavo mai nulla. Ma perché all'epoca probabilmente non lo sapevo. Esatto. Oggi probabilmente posso sapere come dormo. E ovviamente questi dati che noi abbiamo tirato fuori, all'inizio li buttavamo lì sulla app per l'utente finale. Nel tempo abbiamo capito che il dato è il valore distintivo. Questo dato, se io te lo restituisco in una maniera che tu puoi fruirne bene, capirlo e trovarne il beneficio per migliorarti, questo è un valore aggiunto ed è quello che oggi viene riconosciuto a Fitbit. Non a caso, ad esempio, il sonno. Molti dicono sì, ma io sono leggero, dormo male, magari una percezione, e noi ti diamo un punteggio sul sonno che è basato su come tu dormi, quindi le ore che tu spendi nel sonno, sulla qualità del tuo sonno, quindi quanto spendi del tuo sonno nelle tre fasce che dicevamo prima. Quindi magari io ho la percezione di dormire 5 ore, ma in realtà mi sveglio super riposato. Quindi è una cosa molto più, diciamo, personale. Lo parametrizziamo con, come dire, una fascia di utenti che sono simili a te, e quindi ti diamo anche un metro di paragone. Quindi questo è importante. Per cui nel tempo Fitbit cosa ha fatto? È passata da uno strumento di fitness a uno strumento di wellness, e oggi ci avviciniamo al mondo della salute. Ecco, questo benessere, questa è la chiave. Ed è una parola molto, come dire, particolare, perché il benessere, che è quello che poi è il payoff oggi di Fitbit, vogliamo che tutte le persone nel mondo vivano meglio la loro vita, no? Quindi che siano in forma, che abbiano una qualità del benessere alta e che siano in salute. Il confine tra salute e benessere è molto sottile. Perché? Perché oggi dire io sto bene, sono nella mia fascia di benessere o sono nella mia fascia di salute, quindi mi trovo nel limbo, no? Nel tempo abbiamo capito che tutti questi dati aiutano il benessere, ma aiutano anche il mondo della salute, perché quando io riesco a gestire il mio battito cardiaco, la qualità del sonno, abbiamo lanciato anche la bilancia, quindi riesco a controllare il mio peso, riesco a controllare il mio regime alimentare, perché nell'applicazione di Fitbit c'è un database alimentare, quindi controllo l'apporto calorico, vedo quanto movimento faccio, sostanzialmente sto lavorando su 5
pillar, che sono quelli che utilizzano oggi tutti i medici quando si parla delle malattie del benessere, che sono il diabete, l'ipertensione, malattie cardiovascolari, la sedentarietà, l'obesità. Quindi parliamo di fenomeni legati comunque al mondo della salute. Per cui se io sto bene, probabilmente sono anche in salute. Certo. Quindi questo è un confine molto sottile. Ma quanto incide conoscere se stessi? Perché questo è uno strumento per conoscere, quelli che hai citato, sono strumenti per conoscere se stessi. Quindi in questo, diciamo, queste due parole che confinano, che sfumano una nell'altra, quanto è importante conoscere ancora meglio se stessi in aspetti che sarebbe difficile come sono, perché uno non si rende conto. Invece ti permette di studiare, di capire dove andare a migliorare la conoscenza. È proprio l'obiettivo che abbiamo noi. Cioè, se io oggi, prendiamo l'esempio della macchina, io do per scontato che se la macchina, se buco, mi esce fuori il sensore che mi dice ho bucato. Se l'acqua del radiatore non c'è oppure è messa male, esce fuori un alert, no? Noi siamo delle macchine molto più evolute, certo, e non abbiamo questi sensori. Fitbit è basata, mi mette a disposizione questi sensori al polso, quindi l'orologio, il Versa 2, sempre l'abbiamo annunciato oggi, ha vari sensori, il battito cardiaco, anche il sensore dell'ossigenazione del sangue, accelerometri, giroscopi, ne ha tanti. Quando io ricevo questo dato, se non riesco a interpretarlo, non riesco a capire come sto. Quindi l'idea di Fitbit è costruire una fotografia di te stesso, quindi darti l'idea di questo sei tu. Lo parametrizzo, quindi dico questo sei tu all'interno di un gruppo di stesso sesso, fascia di età, probabilmente sportivo, pigro, quanto te guidi questa cosa qui. L'evoluzione qual è? È che io ti do delle informazioni per migliorarti, quindi degli insight. E abbiamo annunciato anche una versione di Fitbit Premium, dove questo percorso di miglioramento lo facciamo insieme. Cosa vuol dire? Il dato è sempre singolo. Io lo leggo, voglio capire come migliorare, voglio seguire un percorso di benessere o di salute particolare. Ad esempio voglio smettere di fumare, voglio ridurre o completamente eliminare gli zuccheri saturi, voglio fare la maratona di New York o semplicemente voglio avere uno stile di vita salutare. Questi sono alcuni dei percorsi che abbiamo inserito all'interno dell'app di Fitbit Premium, che è un'app a pagamento, certo, che in Italia però non arriverà. Ma perché pagamento? Perché in quel caso andiamo a dare un dettaglio, il coach di fatto. Benissimo. Andiamo a darti un dettaglio personalizzato, ma soprattutto c'è qualcuno dietro che mi aiuta. Quindi se io scelgo uno dei percorsi che ho detto, non arriveranno tanti, ci sarà dietro un'intelligenza artificiale che controllerà il mio percorso e mi darà degli input. Ci sarà probabilmente una figura umana che è lo specialista del percorso, certo, che ho scelto, che mi seguirà. Quindi voglio smettere di fumare, probabilmente ci sarà un terapeuta, non so chi, che mi aiuta. Voglio fare la maratona, ci sarà magari un personal trainer che mi seguirà. Speriamo che arrivi, perché vi conosco anch'io. Ho degli amici che adesso vanno a correre la maratona a New York e loro, ad esempio, sono partiti dal Fitbit come orologio da gioco, no? Lo voglio perché mi dà le notifiche, certo, perché mi fa sentire in forma. Hanno iniziato a fare più passi perché c'era l'obiettivo di fare 10.000 passi al giorno, quindi la motivazione. Certo. Da 10.000 passi al giorno è diventata una routine. Quindi hanno iniziato a correre, hanno fatto la prima 10 km, hanno fatto magari qualche gara in più e poi l'obiettivo, ovviamente il sogno di tutti, è fare la maratona a New York, perché è quella più iconica, più, diciamo, bella, no? Quindi questo è quello che cerca di far Fitbit, cioè prendere una persona, fargli la foto e guidarla verso una foto successiva che già si deve immaginare che è il suo percorso. E migliora. Quindi questo è, ed è l'orologio alla fine, è il tuo motivatore, perché ce l'ha comunque al polso. Il fatto che la batteria duri tanto, duri almeno 6 giorni come questa del Versa 2, mi dà la possibilità di indossarla giorno, notte, 24 ore su 24. Quindi raccolgo sempre i dati. Questi dati poi mi vengono restituiti su un percorso che è motivazionale. Ho gli alert, mi ricorda che ogni ora devo fare 250 passi, mi ricorda che il giorno, io ho messo 8.000 perché sono pigro, devo fare 8.000 passi, però quella però ti incita. È quello, lo scopo è, io voglio essere premiato. 10.000 passi magari non ce la faccio perché è una vita magari sedentaria, anche se non sembrerebbe. 8.000 passi li raggiungo e sono contento. Poi abbiamo scoperto che chi ha all'interno di Fitbit, quindi è su Fitbit, diciamo sulla piattaforma di Fitbit, ha degli amici, fa in media 700 passi in più al giorno. Perché c'è la sfida. Bravissimo. E mi accorgo che a fine mese arrivo a fare 20 km in più, che sembrano pochi, no, però è un bel percorso, no? Poi si arriva anche al discorso familiare, perché poi per emulazione ci sono i figli, i nipoti, adesso ho due nipoti che ovviamente mi sfidano, io li ho bannati perché loro sono più forti, vincono tutte le sfide, quindi quando io magari vedo che faccio più passi la mattina presto, che loro sono un po' pigri,
vinco, però la sera tardi loro sono imbattibili, per cui questo è bello. E questo concetto, diciamo, di sfida l'abbiamo esteso anche all'azienda, perché il benessere oggi si parla di wellness aziendale, l'abbiamo esteso anche all'azienda, perché oggi l'azienda cerca di tenere il dipendente all'interno dell'azienda in un contesto sano. Chiaro. E molti dipendenti chiedono all'azienda di avere flessibilità nel lavoro, qualità del lavoro. Perché no? Magari il Fitbit non vuole essere il prodotto che controlla il dipendente, ma il prodotto che aiuta il dipendente a vivere meglio in un contesto aziendale. Quindi magari poi utilizzerà meno l'indicazione di soddisfazione. Esatto, assolutamente. E quindi, come dire, l'azienda aiuta il dipendente a sentirsi meglio, crea delle sfide aziendali che sono divertentissime. E noi italiani ovviamente in Fitbit le perdiamo sempre, perché noi però abbiamo un regime alimentare migliore, quindi questo ci aiuta. Però diciamo, c'è il singolo, e c'è il singolo all'interno di un contesto che può essere aziendale o gruppo o social. Quindi il nostro social è sempre molto esteso, abbiamo il social del fitness più grande, se vogliamo, a livello mondiale, perché poi le persone condividono sia le esperienze sportive che le esperienze di benessere di cui parlavamo prima. Quindi questo strumento, c'è una citazione anche sul tuo passato, non è solo un motivatore, ma è una finestra su un mondo di servizi. Assolutamente. Tantissime, perché per esempio posso, ho provato quanto posso anche pagare. Sì. Noi abbiamo Fitbit Pay, che è l'app, o meglio, la soluzione che mi consente di prendere una carta di credito, ovviamente di quelle abilitate, certificate, virtualizzarla e metterla dentro l'orologio. Quindi vado, quando vado a correre non ho più bisogno di portarmi dietro la carta. Io questa mattina magari potevo venire in metro e pagare l'ingresso della metro e venire via. Il mondo dei servizi, Versa 2, gli abbiamo aggiunto Alexa, che è l'assistente vocale. Quindi io addirittura, senza, se non ho Alexa, quindi l'Echo Spot, l'Echo Dot, uno dei dispositivi vicino, magari non voglio aprire il telefono, semplicemente premendo il pulsante e do il comando ad Alexa. Ma il comando non è solo per la domotica, che è magari quello per cui lo utilizzo tantissimo io, è anche per proprio controllare la propria agenda, fare delle domande. Quindi posso chiedere il meteo, posso chiedere di prenotare un servizio che può essere l'allenamento specifico in una palestra. Può essere il prendere nota di un appuntamento, magari sono di corsa, non ho voglia di scrivere, do il comando e Alexa poi fa tutta l'interazione. Quindi questo è sicuramente interessante come evoluzione del percorso. Senti, ci aiuti a capire cosa significa che è resistente all'acqua? Perché assolutamente. Perché questa è una cosa fondamentale da comprendere, anche che tipo di acqua e come. È un percorso che poi noi abbiamo costruito nel tempo in Fitbit, perché poi chi inizia a correre lo deve fare in qualsiasi condizione meteorologica. E abbiamo lavorato, c'è un collega americano che è un triatleta, lui aveva anche provato il prodotto nuotando, quindi per noi è importante il percorso che si fa. Io lo posso indossare nella doccia, posso andarci in mare. Versa, tutti gli ultimi prodotti che abbiamo lanciato in questi mesi sono tutti waterproof, fino a 50 atmosfere, vuol dire 50 metri sott'acqua. Quindi a pressione. A pressione, esatto. Il che vuol dire che comunque posso nuotarci, Versa come altri prodotti rileva dal nuoto. Posso nuotarci in acqua dolce, ma anche in acqua salata, che è quella più complicata da gestire, perché l'acqua del mare è quella che è più corrosiva ed è quella che entra dentro. Quindi non molti lo dicono, molti dicono sono waterproof, però non specifico se è acqua dolce o acqua salata. I nostri sono anche dall'acqua salata, proprio per un concetto di poterlo utilizzare to cure. Pensiamo anche al prodotto che abbiamo fatto per i bambini, che si chiama Easy 2, quello deve essere il prodotto che deve essere waterproof, scratch proof, deve resistere a tutto, deve resistere questo bambino. Bravissimo, perché probabilmente sono quelli che lo utilizzano in maniera più forsennata, vanno nel fango, quindi io poi l'ho testato con i miei nipoti, loro proprio a fine giornata il prodotto è irriconoscibile ma sopravvive all'utilizzo intenso che ne fanno loro. Do io un consiglio, mi permetto, se va risciacquato mai sotto il rubinetto con l'acqua battente, ma magari prima in una bacinella, perché quello non è pressione ma troppo pressione, cioè sì, arriva anche a 100 kg. In passato per me è vero che ci sono dei fori, come qui c'è il foro del microfono, in passato su alcuni prodotti nostri ma di tutti c'era il foro per l'altimetro. Certo. Quindi una sorta di membrana, e quella membrana bastava veramente una pressione più forte di quella magari della pressione statica per rompere la membrana. Adesso questo problema è stato risolto, sono stati ingegnerizzati, l'alluminio che utilizziamo noi è l'alluminio avionico, quello che è utilizzato per, diciamo, le componenti aeree, c'è dietro tutta una costruzione, quindi sotto l'aspetto hardware sicuramente viene ricercato il prodotto per essere resistente. Esteticamente, vedete, abbiamo cinturini diversi, posso cambiare il cinturino, posso cambiare. Ci fate una domanda, quanto incide lo stile? Perché lo show-off è fondamentale in questi tempi. È fondamentale. Sono personali. Pensiamo anche a quello che dicevamo prima, noi parliamo di benessere e ci avviciniamo verso il mondo della salute.
Qual è la differenza sul mondo della salute? Che io magari ho un oggetto medico certificato che mi porto e che non vorrei far vedere, perché magari ho l'Holter o altri prodotti che fanno ovviamente un'analisi, esatto, è privato. Questo qui io lo indosso 24 ore su 24, lo indosso con un outfit differente, quindi immaginiamo le donne che vogliono cambiare comunque l'outfit e il bracciale, l'orologio deve essere abbinato, quindi posso cambiare il cinturino, la cassa ce l'ho di vari colori, quindi grigio scuro, grigio chiaro, oppure oro rosa che è il colore che magari piace molto alle donne, quindi è importante l'outfit perché poi io lo devo portare durante la giornata sì, e poi è importante la comodità, lui è leggerissimo, peserà probabilmente poco più di 30 grammi, per cui la notte quando vado a dormire non ho quel fastidio che molto spesso mi danno gli orologi grossi che si puntano sulle lenzuola. Sì, sì, è leggerissimo. E poi nel tempo abbiamo anche seguito i consigli di alcuni utenti. Questo orologio cosa fa? Quando lo giro si accende. Quindi la notte faccio dei movimenti non voluti, lo giro, si accende e ho il flash. No? Allora cosa abbiamo fatto? C'è la funzione notte, per cui io lo attivo, quando lo giro non si accende più, ma soprattutto elimino tutto lì. Appago le notifiche, cioè spengo le notifiche. Poi a una certa ora quando lo decido si riaccende tutto e torna tutto a funzionare. Per i più fanatici c'è anche l'Always on Display. Ah, sostanzialmente molti ce lo chiedevano, io voglio avere il display sempre acceso, il display Always on cosa fa? Che poi è semplicissimo perché è una funzione che si mette dentro, c'è anche il codice di sicurezza. Cioè, non la passo. Sì, perché è semplicissima. L'Always on Display sostanzialmente... Eccolo lì. Ah, basta, fa un tap. Sì, sostanzialmente adesso facciamo così. Sostanzialmente mi dà il display, adesso magari in camera non si vede, con già le informazioni principali che mi interessano, quindi i passi, le informazioni principali che voglio vedere, per cui facendo questo movimento ovviamente non succede più nulla perché ho il display acceso, quando clicco torno poi sul display. La cosa bella è che posso personalizzare il display, quindi anche lì l'outfit non è solo esterno ma è anche sull'interfaccia. C'è diciamo, un nostro cliente affezionatissimo che lui vuole avere l'ora e il pulsantone gigante del battito cardiaco. Ha trovato l'interfaccia che gli dice secondo per secondo il suo battito cardiaco, lui è proprio fissato su questo e gli piace tantissimo. Altri invece vogliono avere tutte le statistiche. Io prima avevo una sorta di emoji, che penso che si pronunci così, non riesco nemmeno a pronunciarlo, cioè la mia figura fatta a pupazzetta e messa su. D'altra parte questo è un oggetto che si vede durante il giorno, in base a come sei vestito deve esprimerti, quindi deve esprimere la sua vita. E lo utilizzo tutto il giorno. Perché poi le funzioni dello smartwatch restano, quindi ricevo le notifiche, posso rispondere ai messaggi, quindi se ricevo un messaggio, ad esempio un WhatsApp, posso rispondere qui addirittura con, diciamo, un vocale testizzato, cosa vuol dire? Leggo il messaggio, registro il mio messaggio vocale, il messaggio vocale viene convertito in testo e rispondo in testo. Quindi questo è anche comodo per rispondere al volo. Al momento funziona solo su Android, perché Apple decide di fare un percorso diverso, però se non altro quella funzione lì. Vedo le chiamate e potrei rispondere al telefonato e non così alla James Bond, perché l'utilizzo per noi è completamente diverso e vogliamo preservare la batteria. Giovanni Bergamaschi, Regional Director Sud Europa, grazie mille per questo contatto. A te. Grazie.